Ciao a tutti, io sono Floriana e oggi prepareremo insieme il latte condensato, una ricetta che mi avete chiesto in tantissimi. Avete visto infatti che utilizzo il latte condensato per la preparazione di molti dolci, lo abbiamo utilizzato ad esempio per preparare il rotolo paradiso o il rotolo primavera. In molti però mi avete detto che fate fatica a trovarlo al supermercato oppure che preferivate realizzarlo voi stessi ed eccoci qua, lo prepareremo insieme così da avere dei dolci ancora più buoni. Vedremo come realizzarlo e utilizzarlo subito, ma anche come realizzarlo e conservarlo così da averlo a disposizione quando ne abbiamo bisogno. Quindi dai, iniziamo a prepararlo insieme. Iniziamo la preparazione aggiungendo il latte all'interno di un pentolino. Versiamo quindi lo zucchero a velo. Mescoliamo quindi con un cucchiaio di legno e facciamo andare a fiamma media fino a quando il composto inizierà a bollire. Dovremo far proseguire la cottura per circa 15 minuti e pian piano noteremo che il liquido inizia ad addensarsi. Dovremo ottenere questa consistenza. Non ci resta quindi che versare il nostro latte condensato all'interno di barattoli precedentemente sterilizzati. Chiudiamo quindi il barattolo e facciamo freddare completamente il latte prima di metterlo in frigorifero. In questo modo potremo utilizzarlo subito e si conserverà per pochi giorni. Potete utilizzare anche dei barattoli con tappo. Anche in questo caso dovranno essere sterilizzati e dovrete riempirli quando il latte condensato è ancora ben caldo. Chiudete quindi con il tappo, anch'esso sterilizzato, e capovolgete, farete freddare in questa posizione. A quel punto potrete riporre il barattolo in dispensa, dove si conserverà più a lungo. Ed eccolo qui, il nostro latte condensato, che freddandosi sarà diventato denso e davvero perfetto per tantissime ricette. Da provare! Vi lascio ora il riepilogo di tutti gli ingredienti. Alla prossima! La trovi su tuorlorosso.it.